Sansosti ha ospitato la terza tappa della 12ª edizione del Festival delle Migrazioni, organizzato dall'associazione Don Vincenzo Matrangolo. Il filo conduttore, Esode a Prodo, le comunità Porto Sicuro, anche qui è stato declinato ed esplorato nelle diverse sfaccettature. Tanti momenti importanti, tra cui il laboratorio di condivisione di detti e proverbi del mondo e la mostra fotografica Questa è la mia casa, entrambi ubicati nella biblioteca comunale. Palazzo Guaglianone ha ospitato invece la presentazione del libro Karim e gli altri, la gioventù tunisina dopo la primavera, di Giovanni Cordova, docente presso l'Università l'Orientale di Napoli. La primavera araba, la rivoluzione come è stata chiamata in Tunisia, è stata una primavera che è stata fatta eminentemente dai giovani, però poi questi giovani se la sono vista sottrarre da una classe politica che aveva più di qualche continuità rispetto al passato, cioè alla dittatura di Ben Ali, con cui l'Occidente aveva dei rapporti molto stretti. E quindi in questa classe, in questa gioventù tunisina, è maturata una profonda disillusione rispetto al presente, rispetto anche alla svolta autoritaria che ha impresso l'attuale presidente tunisino Kais Saied. E chiaramente noi possiamo capire come la migrazione, ovviamente, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo discusso di questo libro nell'importante cornice del Festival delle Migrazioni, la migrazione rappresenta un'opportunità per cercare una nuova prospettiva di vita, per provare a cambiare le cose, e per provare anche a criticare, a contestare le politiche migratorie che in area mediterranea continuano a produrre morti quotidianamente. In questo momento, se continuano ad arrivare persone dalla Tunisia, dalle coste tunisine, e soprattutto perché non si è riusciti ad avere delle condizioni per poter vivere, per poter crescere i propri figli, in una situazione calma e tranquilla dove uno può farlo, posso garantire che nessuno lascia casa sua se non è costretto a farlo. Bisogna provare a dare delle strutture solide per poter accompagnare poi il popolo tunisino ad avere una vera democrazia. Ecco. Interventi come quello di Murat sono importanti perché ci danno la prospettiva di un tunisino sulla Tunisia. Invece noi diamo spesso un punto di vista occidentale su paesi che in realtà non conosciamo, conosciamo poco, e comunque noi li leggiamo, quelle realtà, con delle sovrastrutture assolutamente occidentali, e questo non ci consente mai uno sguardo a 360 gradi di quella che è la realtà. Per l'Italia, la Tunisia, in queste condizioni, come è stata raccontata stasera, è un paese di origine sicuro. Significa che in caso di persone che chiedono asilo in Italia, quindi richiedenti asilo, avranno poi una procedura accelerata con un rischio molto più elevato poi di essere espulsi e rimpatriati in Tunisia in quelle condizioni. Sempre a Palazzo Guaglianone, in un dibattito, è stato affrontato il tema rotta libica e tunisina, similitudini e differenze. Abbiamo voluto introdurre questo argomento però inserendolo in un contesto molto più generale che riguarda la geopolitica delle migrazioni dell'area del Maghreb e dell'area del Sahel e poi del Sub-Sahara, ma non soltanto per il tema geopolitico della vicinanza con l'Europa, quindi con l'area mediterranea, ma anche su ciò che sta capitando per esempio nel Rio Bravo, a El Paso degli Stati Uniti, oppure in Australia, oppure l'immigrazione verso il Sudafrica, dal Sub-Sahara verso Sudafrica, oppure in America Latina stessa, dal Venezuela verso la Colombia, dalla Colombia verso il Cile, verso il Perù, la Bolivia, eccetera, dove si stanno creando fenomeni nuovi che stiamo approfondendo, ed è la xenofobia. Sta emergendo dappertutto, perché ciascun paese si sta dotando di un linguaggio nazionalistico, sovranistico, xenofobo, per creare guerre tra poveri, e quindi la xenofobia sta emergendo in tantissimi posti. Quindi noi dobbiamo oggi avere il compito di denunciare questa questione e ribaltare la situazione con le buone prassi che i comuni che oggi stanno organizzando questo festival possono fare. Come di consueto, la cena sociale e il concerto, questa volta dei Cora Beat, hanno concluso una proficua giornata di lavoro.